con un nuovo video. Questo video è in collaborazione con Wellness with Chiara R, che ringrazio innanzitutto. Allora, con Chiara abbiamo pensato di proporvi un video un po' particolare. Io vi parlerò di tre prodotti corpo per rimettervi in forma prima dell'arrivo della primavera e appunto poi dell'estate, del caldo. E vi racconterò qualcosa sui trend per la primavera 2015, mentre Chiara sul suo canale vi racconterà qualcosa riguardo il cibo, il rimettersi in forma, le cose sane da mangiare e l'attività fisica. E niente, guardate il suo video, mi raccomando, guardatelo perché è veramente interessante. Partiamo con i miei tre prodotti che vi propongo. Innanzitutto è importante preparare la pelle, quindi possiamo andare a fare uno scrub prima della doccia. Se in casa non abbiamo uno scrub già pronto, possiamo tranquillamente crearcelo con una crema corpo qualsiasi e del normalissimo zucchero da cucina, classico, quello che mettete nel tè, nel caffè. Come si fa? Prendete un piccolo pentolino e mischiate appunto lo zucchero e la crema, mischiate per bene e ve lo stendete sul corpo massaggiando. Una volta fatto questo processo potete tranquillamente andare a risciacquare e farvi la doccia come solito con i prodotti che usate. Secondo prodotto che appunto non può mai mancare nella nostra routine per rimetterci in forma prima dell'estate è una crema corpo. È importante che la pelle sia sempre nutrita, soprattutto prima di andare a esporci al sole estivo e primaverile, che comunque è già più caldo. Io vi propongo questa crema corpo di Antillis, che è buonissima, ne trovate la recensione sul mio canale, nutre veramente tanto e sentirete la vostra pelle assorbire il prodotto, provatela perché ne vale veramente la pena. Come ultimo prodotto, il mio terzo prodotto, vi propongo una crema piedi. Io vi propongo questa crema piedi della linea Anthos, che contiene 50 ml di propoli e salvia, è buonissima. Io è la prima volta sinceramente che provo una crema piedi totalmente bio, mi è piaciuta veramente molto, è ottima, lascia i piedi curati, morbidi, setosi, già dal primo utilizzo, quindi provatela. Questi sono i miei tre prodotti che vi consiglio, appunto uno scrub corpo che se non avete in casa potete crearvi, una crema corpo e la crema piedi. Passiamo ai trend di stagione. Per la primavera 2015 i grandi guru hanno parlato di make-up più semplici, si parla di righe di eyeliner, di trucco più coreografico, come colori invece si continua a parlare di colori pastello, un po' tipici di questa stagione, ma che comunque sembrano essere sempre di moda. Sul mio canale sicuramente vi proporrò in futuro qualche video tutorial a riguardo. Io ringrazio Chiara per la collaborazione, andate a vedere il suo video, vi lascio il link qui sotto nell'info box, e iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi al suo canale e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio!